Questi sono alla disperazione. Cioè, ma lei ha capito che hanno passato le ultime ore raschiando il fondo del barile e dicendomi hai l'opportunità di redimerti? Ma questi non hanno il limite, non hanno il senso della decenza. Lei conferma che non voterà la fiducia a questo governo e perché? Abbiamo votato contro e non abbiamo dato la fiducia al governo Conte quando è nato e non lo faremo nemmeno oggi, perché dal mio punto di vista la situazione si è pure aggravata, cioè il governo ha certificato l'incapacità di affrontare le difficoltà e di raccogliere le opportunità del recovery plan. Lei ce l'ha avuto l'onore la telefonata di Mastella o di qualche simil Mastella? Ne ho avute più di una, sia di simil Mastella che di sedicenti democratici, che di ex colleghi. Che le dicono, che le dicevano, che le promettevano? Vuole che le dicono, ma questi sono alla disperazione. Cioè, ma lei ha capito che hanno passato le ultime ore raschiando il fondo del barile e dicendomi hai l'opportunità di redimerti? Ma questi non hanno il limite, non hanno il senso della decenza. Ma possiamo fondare la politica su questo mercato, su questa trattativa? Cioè, dicono a Calenda dovevi accettare l'offerta di Mastella, come se quella offerta tra l'altro fosse fondata perché non viene fatta in trasparenza. I cittadini chiedono alla politica un atteggiamento di serietà, questo non ce l'ha. Io, a differenza di Carlo, forse Carlo oggi ha anche la voglia di combattere, io sono molto amareggiato, perché vedere molti colleghi del PD ridotti in questo modo, quello non è più un partito, è un'altra cosa, lo dico con grande amarezza, e quindi possono evitare di rivolgersi a me in termini di recupero, non sono interessato. Conte però adesso mette questo discrimine, no? Gli europeisti da una parte, chi è sovranista dall'altra. Se io fossi contiano vi direi che c'è stato a fare l'opposizione con Salvini e co. È perché si chiama fiducia, cioè bisogna fidarsi di uno che 18 mesi fa era sovranista e oggi dice che vuole solo gli europeisti. Francamente, che Conte sia un abito che si ritaglia a seconda delle occasioni, perché ci ha spiegato che il sovranismo era una cosa buona perché era la sovranità nazionale, oggi il sovranista è una cosa cattiva, ma Conte non è una persona seria, punto. Quando Di Maio propone la coalizione Ursula, dovrebbe comprendere che la coalizione Ursula non si può fare sul premier che fu di Salvini, si può fare su Mario Draghi. Perché Di Maio non va da Mattarella e gli dice vogliamo Draghi? Immediatamente mettiamo via il pallottoliere. Sarebbe la maggioranza per fare quello. Ma subito, è una maggioranza come lei può bene immaginare, fatta forse di 190 senatori di partenza. Siccome c'è questa opportunità, perché stanno mettendo il paese schiavo di Conte e dopo Conte il diluvio? I renziani da oggi passano forse all'opposizione, anche lì non si è capito benissimo. Renzi ieri ha fatto anche peraltro un endorsement per Calenda, sindaco di Roma. A questo punto le strade di Azione e di Italia Viva potrebbero riunirsi insieme, dato che il campo politico più o meno è quello, no? Beh, Renzi intanto dovrebbe spiegarci perché ci ha messo un anno e qualcosa ad accorgersi che stava sostenendo un governo giustizialista, un governo del re cittadinanza. Oggi ha ricordato a Conte che ha fatto il premier con Salvini, ma non lo sapeva quando gli ha dato la fiducia. Ieri Rosato, durante la giornata decisiva alla Camera, ha detto che se volesse Conte ci mette 2 ore a recuperare Italia Viva. Ecco, se la prospettiva di Italia Viva è farsi recuperare da Conte, mi pare che ci sia ancora una volta una discreta inconciliabilità con Azione. Certo, le porte sono spalancate, ma per chi ha voglia di coerenza e trasparenza, non per chi, mancato il sotterfugio, ripiega sul dialogo con qualcun altro.